La Tecno Team Albese Volley Como regola per 3-0 la Volley Soverato 25-22, 25-21, 28-26, coach Mauro Chiappafreddo. È stata una partita che forse vi ha fatto faticare tantissimo, ma la volevate vincere, perché ora guardate la pool promozione. Allora, credo che tutte le squadre, entrambe le squadre abbiano dato il meglio di sé. Sono molto contento per la mia squadra che è riuscita a portare a casa il punteggio pieno dopo tre partite in cui abbiamo sì lottato, però non siamo riusciti a portare a casa punti. Noi cerchiamo in tutti i modi di prendere più punti possibili per arrivare, mantenere la nostra posizione e magari scavalcarne una per la pool promozione. Cecilia Nicolini sembra un Marines americano che ha tante soluzioni con tante bocche da fuoco. Sono d'accordo con te, è una ragazza molto caparbia, volenterosa e quindi sicuramente un punto di riferimento per le compagne come tutte le altre ragazze. Coach, lei qui a Soverato ha lasciato un segno in una stagione memorabile, ora però un messaggio agli amici di Como che anche ci vedranno in queste immagini. Sì. I vostri tifosi vogliono vincere. Sì, allora innanzitutto grazie per il ricordo che hai avuto, perché comunque è stato un bel periodo qui a Soverato. Io aspetto i nostri tifosi a sostenerci a Casnate per le prossime partite e a presto. E il Soverato come l'ha visto? Bene, è una squadra molto volenterosa, è una squadra che ha molto alta, molto ben piazzata, comunque a muro, è molto ordinata, ha un allenatore molto capace, quindi sicuramente farà bene. Chi passa da Soverato non solo lascia il cuore a Soverato, ma diventa anche un'ottima giocatrice. È il caso di Carlotta Zanotto e di Denise Meli. Partiamo da Denise. Complimenti, c'è stato un ace che ha dato una svolta alla partita. Ciao a tutti, grazie mille. Sono sempre contenta di tornare a Soverato perché è un po' come tornare a casa. Comunque sì, è stato il mio primo anno in categoria e sono molto contenta di tornare. È stato un bel ace, sudato, e ho avuto un sacco di paura, però è andata bene, sono riuscita a dare una mano alla squadra. E invece Carlotta oggi non ha giocato, ma ha dato tanti consigli dalla panchina. Sì, quest'anno diciamo che è un pochino più il mio compito, quello di aiutare le giovani come Denise e le altre. Le riesce molto bene. E quindi sono contenta di tornare qua a Soverato, rivedere tutti i tifosi, rivedere tutto il pubblico, e sono contenta della vittoria di oggi, molto importante. Denise, ora guardate alla pool promozione. Ci lavoriamo sempre, tutti i giorni, sia in allenamento che in partita, e speriamo che arrivi il meglio. Comunque complimenti, Bulaic, Zatkovic, però i tifosi di Como vorrebbero sapere una cosa, si fanno gli auguri di Natale da Soverato? Grazie. Ne abbiamo portato uno solo e quindi lo diamo solo a Denise, per tutti, perché poi dopo Natale forse ci vedremo magari in qualche altro campionato. Certo, noi non vediamo l'ora di dare il meglio sempre. Auguri! Innanzitutto un applauso a prescindere da Federica Vittorio, che anche nel momento della tristezza e dell'arrabbiatura ci mette la faccia, e questo noi di questo ti ringraziamo. E poi ti facciamo i complimenti perché tu sei come il Soverato, non molli mai e delle volte hai fatto delle cose bellissime, sembrava che giocassero tutte contro di te. Grazie. Mi dispiace, sono molto amareggiata per me, per tutta la squadra, perché oggi era una partita importante. E nei momenti importanti non siamo state ciniche e non siamo riuscite a dare quello che invece in altre partite, anche pur andando male, siamo riuscite a fare. E niente, mi dispiace perché era importante. Però visto dall'esterno anche i tifosi hanno tanta fiducia in voi, perché siete un gruppo di ragazze che veramente fa onore alla pallavolo e fa innamorare i tifosi. Guarda, quello che posso dire è che veramente questa squadra sta dando tantissimo ogni giorno in palestra, e mi dispiace perché questa settimana ci siamo allenate veramente tanto bene, abbiamo dato tutto e oggi non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco come dovevamo, però non molliamo assolutamente e prenderemo quello di buono che è stato fatto, impareremo dai nostri errori di oggi e ce la metteremo tutta ovviamente per la prossima partita. Un 3-0 pesante, noi siamo sempre a ringraziare coach Guidetti che ci mette comunque la faccia, anche perché Soverato a sprazzi ha giocato all'altezza perlomeno di Albese e nel terzo set ha lottato fino alla fine, quindi non ci sono solo cose negative da queste sconfitte.
No, sicuramente no, nel senso che l'impegno non glielo si può negare alle ragazze, però obiettivamente queste sono occasioni che bisogna prendere, perché al di là del fatto che loro abbiano giocato una buona partita, noi possiamo giocare meglio di così e dovremmo giocare meglio di così. E noi abbiamo notato, ma il nostro punto di vista tecnico lascia il tempo che trova, delle difficoltà in ricezione forse, è stato quello il momento critico o c'è altro? Ma sicuramente loro hanno battuto meglio di come abbiamo battuto noi e questo è poco ma sicuro. Però sì, anche alla fine devo dire che abbiamo avuto 3 occasioni per chiudere il set. Noi non l'abbiamo fatto, loro hanno fatto alla prima occasione. Loro forse hanno più serenità data da qualche punto in più in classifica. Noi obiettivamente però la partita l'avevamo preparata. Volevamo spingere di più in battuta, non abbiamo spinto come volevamo. Ma a questo punto la rabbia e il disappunto si trasformeranno in grande volontà di fare e fare bene? Sicuramente sì, come tutte le settimane ci si rimettono le maniche a posto, si lavora e tutto il resto. Rimane l'amarezza di non aver espresso il gioco che abbiamo espresso durante la settimana.